pizza. Non mi chiedere i cioli yang yang, non pochi cresce da acetusa, non pozzichilli di sale raffinato, acqua e serine, tanto quanto basta, e tutto è pronto per non bastare una pasta. Basta un pizzo di marmo, uno schianatore di legno, o un angolo in una tavola e nasce la pizza. Cresce il pagnottello per un paio d'ore e dopo si sfrena la fantasia, si veste come va. Ci vuole un pizzo in luglio, a pomarola fresca, vaso Nicola, mozzarella e aglio, opa sofisticata, funghi, frutti di mare, cece nero. O battesimo è pronto, la può chiamare Maranaro Margherita, quattro stagioni, capricciosa, cazzone o pizza fritta. Si cuoce un forno con cippe legna e con pampuglie secche, oppure in d'ariella piena di dolce volente, è sempre saporita e profumata. Nessuna può pittare, nessuna può parlare, ma saccia solo dicere che semplice con me l'apprezza tutto il mondo, ma solamente a Napoli è veramente la pizza. Un consiglio sincero ve l'ha già proprio dato. La pizza va mangiata, magari all'erta all'erta, dinta a dopo 6 ore, che indifferentemente smarzia ancora il l'occhio, perché certo è convinto che la meglio pizza del mondo sull'istasa fa.